Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di No Edit. Avete notato cosa è cambiato? Ebbene sì, ho la maglietta, non c'è più freddo. Anche qui sta arrivando il caldo e quindi ho deciso di cambiare anche sfondo. Perché mettere un fuoco che richiama l'inverno, il freddo? Mettiamo qualcosa che richiama la primavera. Però solleviamo poco a poco, ecco, così mi va ancora meglio. Questo bellissimo panorama giapponese che ho scelto per accompagnarci in questi racconti letti senza montaggio audio, senza post-produzione, ma solamente così a impronta. E allora, il racconto di oggi si chiama Meno di zombie, dello scrittore Douglas E. Winter. Buon ascolto. La gente ha paura di vivere per le strade di Los Angeles. È l'ultima cosa che dico prima di risalire sull'auto. Non so perché continuo a ripeterla. È una cosa che ho iniziato che ora non riesco a fermare. Nient'altro sembra avere importanza. Non il fatto che ormai non ho più 18 anni e l'estate è finita e sta piovendo. E le spazzole del tergicristallo corrono avanti e indietro, avanti e indietro, e che fra poco Skip e DJ e Deb torneranno a sedersi insieme a me. Non mi importa del sangue che mi ha macchiato caldo e rosso le gambe dei jeans mentre stavo fermo nel vicolo a guardare. Non mi importa neppure della macchia sul braccio del maglione pieno di grinze e umido di sudore che indosso. Un maglione che soltanto ieri sembrava immacolato e fresco di bucato. Tutto questo appare insignificante accanto a quell'unica frase. Sembra più facile sentire dire che la gente ha paura di vivere, piuttosto che ascoltare Skip dire qui si fa sul serio, o quella canzone che continuano a trasmettere per radio. Sembra che nessun'altra cosa abbia importanza all'infuori di quelle 10, no, 12 parole. Nemmeno la pioggia e il vento gelido, che prima sembravano spingere l'auto giù per la strada e dentro il vicolo, e ancora meno l'odore sbiadito di marijuana e di sesso che ancora aleggia nell'auto. Una volta assodato che i vivi stanno morendo e i morti stanno tornando a vivere, tutto si riduce al fatto che la gente, sia morta che viva, ha ancora una paura fottuta. È il fine settimana, la sera di sabato, e la festa a casa di quel tizio di nome Schwiller o Weiler è stata uno schifo, e nessuno sembra sapere dove Lana stia dando la sua festa, e non rimane molto altro da fare tranne andare in un club, andare al cinema o andare al Beverly Center. Ma non ci sono complessi decenti che suonano nei club. Sembra che tutti abbiano già visto ogni film in circolazione e al Beverly Center siamo già andati ieri sera, così continuo a guardare avanti e indietro per le colline sopra il Sunset e Skip mi dice che dobbiamo raffare un po' di metadrina in cristalli. DJ si fa un'altra riga e poi si passa un dito sui denti e sulle gengive e chiede a Skip cosa Cristo è successo al suo amico Michael e Skip dice: sul serio, non lo sai? E DJ scoppia a ridere e Skip infila il mio nastro della festa di compleanno e alza il volume e Nick Cave si mette a strillare. Accendo una sigaretta e ricordo qualcosa, forse un sogno, di una corsa per le strade di Los Angeles. E passo la sigaretta a Skip, e lui tira una boccata e la passa a Jane, e Jane tira una boccata e la ripassa a Skip. DJ accende una sigaretta dalle sue e davanti a noi un cartellone avverte: mettete qui il vostro messaggio. E più sotto c'è uno spazio vuoto. Al semaforo seguente c'è un'auto ferma, una Ferrari argentata.
E quando mi fermo al suo fianco, giro la testa e vedo due tipi con gli occhiali da sole e uno di loro mi dà un'occhiata e io gliela restituisco e lui comincia ad abbassare il finestrino e io scendo a tutto gas dalle colline e torno in città. La pioggia cade più fitta di prima e i marciapiedi sono deserti e le strade luccicano come specchi neri e comincio a ripensare all'estate scorsa e faccio un paio di curve sbagliate e finisco col tornare sul Sunset. Estate. Non c'è molto da ricordare sull'estate scorsa. Le notti passate in club che si chiamavano terre buie, insonne, nube zero, la fine. Svegliarsi a mezzogiorno e guardare concerti su MTV. Una Lamborghini bianca parcheggiata davanti alla Tower Records. Il concerto degli Swans. DJ che pisciava contro il muro della platea nel Roxy nel bel mezzo di Children of God. Una prostituta con un braccio ingessato che mi abbordava a Santa Monica e mi chiedeva se volevo spassarmela. Colazione al Gaylord's o al Mimosa's con Perrier Jouët. Pranzo con mia madre al Beverly Wilshire. Poi lo strappo fino a Los Angeles per accompagnarla al treno che doveva riportarla a Boston. Cena con Deb e i suoi genitori all'RT. Delfino hawaiano affumicato, insalata Cobb, acqua e via nelle palpate a Deb sotto il tavolo. Mentre suo padre parlava dei Dodgers. Il nuovo album degli SPK, la scappata a Palm Springs con Skip per il fine settimana del Labor Day ai primi di settembre. E la noia mortale. Un intero pomeriggio passato a guardare una lucertola che si arrampicava sul tronco di una palma. L'aborto di Jane. I manifesti ciclopici di Mick Jagger che sogghignava lungo l'Hollywood Boulevard come il teschio di un cadavere putrefatto. Clive, costretto a fare fallimento e a perdere fino all'ultimo soldo, e suo padre che lo toglieva dai guai e gli comprava una nuova 380 SL. Ascoltare in AM i leggendari Pink Dots. E poi, ah sì. La faccenda degli zombie. Sono le 10 di sera e sono seduto al bar della Citrus con Skip e DJ e Jane e la televisione in fondo al banco è sintonizzata su MTV, ma il volume è al minimo. Ordino una vodka liscia e DJ ordina un Rolling Rock e Jane ordina un Kir e Skip ordina un cocktail champagne e allora Jane cambia idea e ordina anche lei un cocktail champagne. Guardiamo a lungo i menù, ma non abbiamo molta fame, perché alla festa di quello Schuller o Weiler ci siamo fatti un mezzo grammo e così restiamo seduti al bar e parliamo dei nuovi videoclip. E questa ragazza che non conosco viene da me e mi ringrazia per il passaggio fino a Bel Air. Jane fruga nella sua borsa e mi pare che mandi già due o tre qualudo e la guardo in giro in bar e fuori dalla vetrata e non vedo nemmeno un'anima. Cosa facciamo? Domando, senza rivolgermi a nessuno in particolare. Cosa facciamo? Chiede di rimando Skip e mi allunga una bustina di fiammiferi con un indirizzo scritto a mano sul retro. Un posto nella valle. E poi chiede al barista di portarci il conto. Parcheggio davanti alla casa di Jane. Dentro non c'è nessuno. Jane dimentica il codice di sicurezza e Skip le dice di provare a inserire l'anno. Di solito è l'anno. E lei preme 1989 sulla scatoletta, la luce rossa diventa verde e la porta d'ingresso si apre e noi entriamo. Attraversiamo l'atrio buio fino in cucina e là, sul tavolo, c'è un biglietto con il numero telefonico di un albergo dove sua madre e suo padre, o sua madre e il suo amante, stanno passando le vacanze. C'è un mucchio di giornali mai aperti e una lattina di Diet Coke e una scatola vuota di biscotti ipocalorici e poi le tre videocassette. Me ne occupo io, dice Skip, raccoglie i nastri, si sposta nel soggiorno e si attacca alla vodka e cerca di accendere il televisore. Intanto mi siedo sul pavimento con DJ e Jane, perché i suoi genitori hanno uno di quei televisori con lo schermo gigante, magari un 45 pollici, con un paio di videoregistratori collegati sopra e finalmente Skip trova i pulsanti giusti e il primo nastro comincia a girare. Credo che i nastri arrivino da DJ o probabilmente da Jane. Lei è stata a Claremont per un po' e là aveva un amico che conosceva un tipo il cui il fratello aveva lavorato in un negozio di video.
un appassionato di film, e questo tipo doveva averli fatti sparire quando erano uscite le liste, e magari James l'era scopato e aveva ottenuto i nastri, così adesso ce li stiamo guardando tutti e tre, uno dopo l'altro. Stesi sul pavimento di questo soggiorno dal soffitto alto, con i mobili antichi e questa stampa di Lucian Freud, e Jane che continua a dirci che lei questi film li ha già visti, anche se si capisce benissimo che non è vero. Skip se ne sta seduto con il telecomando in mano e non dice una parola. Continua a pigiare il tasto dell'avanzamento veloce per beccare le scene migliori, e il primo si intitola Il giorno degli zombie. E proprio adesso la testa di questo zombie è stata spappolata da una fucilata e un altro zombie è stato decapitato e quello dopo si intitola soltanto Zombie. E l'ultimo non me lo ricordo molto bene, tranne la scena dove il dottore fa saltare la testa alla bambina. Lei era una zombie e lui le appoggia quasi la pistola alla testa e i pezzi di testa e di cervello schizzano sull'interno di un ascensore e per un attimo si riesce a vedere attraverso lo spazio dove prima c'era il suo cervello e subito dopo questa scena guardo Jane, ma lei non sta guardando me, guarda Skip e DJ. E così penso che lei sappia ciò che vuole. Non è lo stesso per tutti? Un'ora dopo non c'è più vodka e non c'è più birra. E la televisione è sintonizzata su MTV e Jane se ne sta distesa sul pavimento del soggiorno dei suoi genitori fissando il soffitto, mentre DJ se la scopa. Forse per la terza volta. Skip è al telefono in camera di Jane e cerca di recuperare un po' di metedrina da un fornitore in città e dopo un po' vado da lui a guardare il poster dei Doors e il poster degli Smiths e lo ascolto ripetere "Vai in culo" 3 o 4 volte prima che riattacchi sbattendo giù il ricevitore. Poi solleva gli occhi su di me e guarda i poster e dice "Strani giorni e strani mondi" e poi comincia a sorridere e penso di capire il suo messaggio. Il telefono suona e Skip risponde, si tratta di Deb. Skip sospira e mi fa segno di prendere il telefono. Io dico ciao e lei dice ciao e mi chiede che cosa voglio per Natale, se può parlare con Jane. Le dico che non lo so e che Jane in questo momento non può parlare. Lei dice va bene, arrivo subito, non andare via. E io le dico va bene, ciao e lei dice ciao. Guardo Skip che fruga nei cassetti di Jane. Fica in tasca un pacchetto di sigarette e un accendino e mi allunga una foto Polaroid con Jane molto piccola e sorridente davanti a un'enorme torta di compleanno con 8 candeline azzurre e bianche e io non gli dico che il ragazzino biondo e riccioluto al suo fianco, quello con le lenti spesse e nere, sono io. Comunque lui non sta guardando la foto. Ma sta guardando me, dice soltanto razza di finocchio e poi comincia a slacciarmi i jeans e mi trascina sul letto sopra di sé. Dopo fumiamo un paio di sigarette e io seguo Skip di sotto nel soggiorno. DJ ha scovato chissà dove un'altra bottiglia di birra e siede sul divano guardando MTV. Jane è ancora stesa sul tappeto e fissa il soffitto e le dita della sua mano destra si muovono, si contraggono a pugno e si allargano e poi si stringono ancora a pugno. Skip si avvicina a lei e si abbassa la lampo dei jeans e dice che Deb sta arrivando. E chiede se qualcuno sa come procurarsi un po' di metedrina. La destra di Jane si allarga, poi si stringe a pugno, poi si allarga di nuovo e lei sposta gli occhi verso Skip e dice: Allora? E DJ stacca gli occhi dalla televisione e dice: Allora cosa? Un altro video lampeggia sullo schermo. Un altro. Poi un altro ancora. I Love and Rockets non hanno più nulla di nuovo da dirmi quando Deb si fa viva. Indossa una camicetta di seta e una minigonna di pelle che ha comprato da Magni & Century City. Vi amo, dice, senza rivolgersi a nessuno in particolare. Bacia DJ sulla guancia e mostra la lingua a Skip e Skip fa finta di niente, continua a scoparsi Jane. Mi dice ciao e gli dico ciao e si prova i miei occhiali scuri. Attraversa il soggiorno e comincia a frugare in mezzo a una pila di CD. Solleva un vecchio album di Bryan Ferry. Lo rimette giù e ne solleva uno dei This Mortal Coil.
Posso ascoltare questo? Chiede. E quando nessuno le risponde, lo infila nel lettore e preme qualche tasto e mette al massimo il volume. DJ sta guardando MTV e anche Skip sta guardando MTV mentre scopa Jane. E Jane continua a guardare il soffitto e io sto cercando di non guardare Deb. Lei canta insieme a Elizabeth Fraser, ondeggiando avanti e indietro in una specie di danza. Ho sognato. Sta cantando che tu mi hai sognata. Poi si siede davanti al camino, tira fuori una canna dalla tasca della minigonna e si toglie i miei occhiali scuri e strizza gli occhi e fissa a lungo la canna prima di accenderla. Song for the Siren finisce e c'è un momento di silenzio. E Skip si stacca da Jane con un suono umido e caldo. Sotto a chi tocca, dice, e guarda prima Deb, poi me. Sogno, ma sogno me stesso. Mi vedo camminare per le strade del centro di Los Angeles e la giornata è nuvolosa e il sole si spegne e comincia a piovere. Mi metto a correre e vedo me stesso che si mette a correre. Nel mio sogno mi sto inseguendo. Supero di corsa lo Sheraton Grande, il Bonaventure, l'Arco Tower e per un istante credo di potermi raggiungere, ma le strade sono viscide per la pioggia e cado una volta, due volte. E quando mi rialzo non vedo più nessuno, tranne questo adolescente all'angolo opposto dell'incrocio. E quando lo guardo meglio vedo che sono io. Un io più giovane, un io di 15 anni che si volta e comincia a correre. E io comincio a inseguirlo, e adesso lui ha 13 anni. E corre, io corro, e adesso lui ha 11 anni. E a ogni passo diventa più giovane e piccolo. Adesso ha 9 anni, e adesso 8, e adesso 7, e l'ho quasi raggiunto, e adesso ha 6 anni, e stavolta in questo vicolo, e io sono proprio alle sue spalle, e adesso ha 4 anni, ed è un vicolo cieco, e riesce appena a correre, e io lo afferro, e ha 2 anni, e lo sollevo fra le braccia, e sono arrivato in fondo al vicolo, e lui ha 1 anno, e mi trovo sulla veranda della nostra casa, la casa di Riverside, dove sono cresciuto, e lui ha 6 mesi. E io busso alla porta e sento dei passi all'interno e lui ha 3 mesi. E mia madre sta venendo alla porta e lui adesso è un neonato e diventa sempre più piccolo e sta scomparendo e la porta si apre, mia madre guarda fuori e lui è scomparso e io sono scomparso e poi non c'è più nulla. Più nulla. È mezzanotte, piove ancora. I genitori di Jane vivono a Flatlands. E alla porta accanto vive l'attore francese che interpreta quella nuova serie televisiva della CBS. E il suo cane abbaia mentre noi saliamo in auto e Skip mi mostra di nuovo la bustina di fiammiferi e l'indirizzo scritto sul retro e mi fornisce qualche indicazione. Guido verso Westwood e volto a destra lungo la Beverly Glen. A un certo punto sulla collina mi fermo in un negozio di liquori per comprare sigarette e una bottiglia di Frixnet e poi torno al volante, imbocco la Mulholland e scendo della valle, prendo l'avventura Freeway e guardo Skip e lui sembra sorridere e intanto batte il tempo sulla gamba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma non so che canzone stiano trasmettendo alla radio, non l'ho mai sentita prima. Guardo nello specchietto. E vedo che Deb è addosso a Jane e DJ le sta guardando e Deb ha infilato la lingua in bocca a Jane e guardo Skip e vedo che mi fa guarda mentre io guardo DJ che guarda Deb e Jane ancora non so il titolo di quella canzone. Skip mi batte su una spalla perché ci stiamo avvicinando a un'uscita e lui si è appena messo qualcosa in bocca e la sta mandando giù con l'ultimo sorso di Frixnet. Lascia cadere la bottiglia sul tappetino e apre il palmo quasi per dirmi ne vuoi e io guardo la pillola gialla e mi chiedo se un po' di Valium non mi farebbe bene. Nella musica si sentono forte le chitarre. Sembrano i Cult. E Skip sta battendo il tempo sul finestrino con colpi sempre più forti e il vetro è solcato da incrinature e poi lui colpisce il finestrino ancora una volta e il vetro si spacca e lui mi mostra la mano. Sulle nocche ci sono piccoli tagli che non hanno ancora cominciato a sanguinare. La canzone finisce e comincia la pubblicità e lui abbassa il volume. Andiamo al Lone Star Chili Parlor di Hidden Hills e restiamo seduti là a bere caffè ed aspettare perché siamo in anticipo e poi ritorniamo in auto. La valle alle 2 di notte.
Il Van Nuys Boulevard era più lungo di quanto avessi mai pensato. Adesso la luna è curva e luccicante, e quando infilo la macchina nel parcheggio, Skip sembra nervoso, e così passiamo davanti al cinema deserto due volte. Io continuo a chiedergli perché, e lui continua a chiedermi se voglio farlo sul serio, e io continuo a dirgli di sì. Jane sta cercando qualcosa nella borsa, e Deb sta dicendo voglio vedere, e DJ sta cercando di ridere. Non appena esco dall'auto e vedo la fila nell'ombra, glielo ripeto per l'ultima volta. Il centro commerciale non è certo la galleria di Los Angeles, non è neppure un centro commerciale, solo un ferro di cavallo, una curva di negozietti, il cinema, un emporio, una pizzeria, una palestra di karate e molte vetrine vuote e oscurate, con vernice bianca e vecchi giornali e cartelli stampati che dicono spazio commerciale. Su una sedia a sdraio davanti al cinema c'è un ragazzino paffuto con un paio di occhiali Voirne, che sta leggendo The Face e prende 10 dollari da ogni persona che vuole entrare. Non alza nemmeno gli occhi quando gli passiamo accanto. DJ lo paga e Deb mi prende per mano e siamo dentro. E l'ingresso è un corridoio costellato di locandine di film strappate, vetri rotti e scritte con vernice spray. E Skip mi indica con un cenno del capo il cartello scritto a mano che dice Club dei Morti. L'atrio della sala sembra una specie di soffitta, tanto è buio e ingombro di mobili. Verso il fondo un tizio, forse il direttore, sta passando delle banconote a un paio di poliziotti. Fa un cenno a Skip, fa un cenno a me e ci fa entrare. Una ragazza in un angolo mi strizza l'occhio e cerca di sorridere, rossetto bianco e lingua che spunta fra le labbra. E sembra conoscere Skip, gli dice qualcosa che non sento e Skip la manda a farsi fottere con un gesto. Dentro le luci sono forti e i miei occhi ci mettono un po' ad adattarsi. La sala è affollata, ma troviamo un tavolo e cinque sedie. DJ fa la prima ordinazione. Quattro birre Corona e un Jack Daniels, liscio. Per Deb. L'impianto stereo sta suonando Black Light Trap e lungo il bar c'è una fila di ragazzi che si sforzano di sembrare interessati a tutto fuorché a quello che sta per accadere. Nessuno guarda Jane. La banale Jane. Qualcuno sbircia Deb e altri occhieggiano le ragazze che fumano sigarette al garofano, sedute o in piedi, a gruppetti. Skip mi indica il suo amico Philip, in piedi sul fondo con occhiali scuri e una maglietta nera dei Bauhaus. Mi alzo dal tavolo e vado al bar e poi esco con Philip e sta piovendo e sento Shriekback che dentro sta cantando che tutti facciamo i nostri errori e arraffo da Philip e poi vado in bagno e chiudo a chiave la porta e mi fisso nello specchio. Qualcuno bussa alla porta, io mollo un calcio al battente e dico vai in culo e stendo tre righe, me le faccio e bevo un po' d'acqua dal rubinetto e decido che devo andare a tagliarmi i capelli. In sala il caldo sembra quello di un forno e premo la mia corona contro il viso, contro la fronte. Al tavolo vicino al nostro siede un uomo con gli occhi chiusi così stretti che gli escono le lacrime. La ragazza che siede con lui si sta dando una sistemata al cavallo dei jeans Guess e beve una California Cooler e scommetto che avrà sì e no 14 anni. Quando l'uomo riapre gli occhi, guarda il suo Rolex, poi il palcoscenico e poi la ragazza e per qualche strana ragione mi sento sollevato. E allora che la musica si abbassa, le luci si smorzano e c'è qualche applauso. Applauso sporadico e la musica riattacca, un brano di Skinny Puppy e finalmente. È il bello della diretta. E finalmente l'ora dello spettacolo. Sopra il palco c'è una lunga fila di schermi televisivi e alzando gli occhi vedo che su tutti viene trasmesso un breve clip, più o meno 60 secondi, da uno dei film che abbiamo visto. Una sgranata copia pirata di una copia di una copia di una copia con sottotitoli in qualche lingua straniera, mi pare spagnolo, e gli zombie sono penetrati in un centro commerciale e Skinny Puppy ci sta pestando dentro e la voce del cantante abbaia lugubre come un mastino traumatizzato e inizia un nuovo clip, stavolta si tratta di un posto lungo la costa orientale.
lo si capisce dagli alberi, e questo è preso dalla televisione, dai notiziari dell'estate scorsa, prima che smettessero di trasmetterli, prima che venissero emanate le liste. E così adesso questi soldati stanno avanzando in una piccola città, gli edifici bruciano e l'aria è piena di fumo. E loro si spostano di casa in casa e buttano giù le porte, sparano all'interno e adesso c'è un mucchio di cadaveri e gli hanno dato fuoco e adesso c'è quella pubblicità. Quella specie di annuncio di pubblicità, utilità o quello che diavolo era. E il ministro della sanità sta dicendo che i morti sono vivi, che stanno tornando in vita, ma noi li stiamo uccidendo di nuovo e che tutto va bene. Non ci sono pericoli e qualcuno mi ha detto che il ministro è morto, che sono morti tutti. E adesso il clip si blocca e ci sono macchie colorate e poi un monoscopio. Skip dice ci siamo e una nuova immagine prende forma e poi arriva questa musica metallica sul genere filo diffusione. Ed è un video casalingo. Magari qualcosa girato con una videocamera a mano. E l'immagine è quella di uno scantinato o di un garage, solo pareti nude di cemento grigio, e dopo circa un minuto delle ombre cominciano a camminare lungo le pareti e finalmente il primo compare in scena. La musica è scomparsa e non c'è altro che silenzio e una specie di ronzio. Il nastro sibila, l'immagine si sfoca e si spezza e poi ritorna a fuoco e lei guarda verso l'obiettivo. È fresca, bionda e alta e piuttosto carina. E porta un maglione Benetton e un paio di Levi's 501 slavati. È difficile credere che sia morta. Qui si fa sul serio, mi dice Skip, e poi si gira verso DJ e Jane e Deb e dice sul serio. C'è silenzio nel club. Tutto tace all'infuori del nastro sibilante. E sul nastro la ragazza continua a fissare l'obiettivo per un bel pezzo senza che succeda nulla. Il pavimento dietro di lei è coperto di giornali e di sacchi di plastica per spazzatura, c'è un lettino di legno e un tavolo da lavoro nell'angolo. E mi domando perché c'è una sega elettrica sul tavolo e sembra calda. E allungo una mano verso la mia corona e la bottiglia è vuota e cerco intorno alla cameriera e tutti stanno guardando gli schermi e così lo faccio anch'io. Adesso nell'inquadratura arriva questo tizio con un rotolo di corda e un cappuccio nero in testa e la ragazza lo vede e lo sente e fa per girarsi nella sua direzione, incespica e si vede che ha le gambe bloccate, ha le catene alle caviglie. E adesso c'è un altro tizio con un passamontagna che le arriva da dietro portando una catena e qualcosa che sembra una bardatura, dei finimenti di pelle. E io guardo Deb, e Deb guarda me, e ora colpiscono la ragazza con la catena e lei cade a terra e quelli la colpiscono ancora, e adesso è stretta nella corda e ha quella bardatura sul viso, e guardo Deb, e Deb si sta toccando, e torno a guardare il video, e quelli le stanno tagliando i vestiti, e adesso tagliano anche lei, e guardo Deb, e Deb mi guarda e allunga una mano per toccarmi, e adesso le annodano la corda intorno al collo, e la mano di Deb sale lungo la mia gamba, e adesso il primo tizio è sparito, e la mano di Deb si muove, e adesso è tornato, e Deb mi strizza, e quello ha un martello, e adesso lo vibra una volta, lo vibra due volte, e Deb mi strizza più forte, e adesso la corda viene fissata al soffitto, e qualcuno fa il pubblico, dice sì, e il braccio di Skip circonda Jane, la tira più vicina, e lui dice sul serio, e adesso quelli stanno tirando la corda, e il nodo si stringe, i piedi della ragazza si sollevano dal pavimento, e la mano di Deb si muove, mi strizza, e io le dico di rallentare, e lei si ferma, e mi dice di tenere duro ancora un minuto, e io ci provo e guardo ancora lo schermo e adesso hanno tirato fuori una serie di ganci e la mano di Deb riprende a muoversi e i ganci vengono attaccati alle catene, la sua mano si muove più svelta e le catene si tendono e c'è un suono simile a un urlo, è più svelta e la sua testa è piegata all'indietro, è più svelta e adesso stanno tirando fuori un vibratore, è più svelta e ci stanno piantando dei chiodi, è più svelta, è più svelta, è più svelta, adesso hanno un ragazzino più svelta, un ragazzino nudo, è più svelta, ora hanno acceso una fiamma ossidrica, è più svelta, adesso hanno un trapano, è più svelta, adesso hanno adesso e adesso e adesso l'immagine è sparita e ho il davanti dei pantaloni bagnato e Deb si sporge per allungarmi un tovagliolo. Sono le 4 del mattino e fa freddo e siamo ancora seduti al club. E Skip mi sta spulciando fili dal maglione e mi dice che vuole andarsene. La musica del Clan of Ximox sfuma verso la voce di Black e la vita è meravigliosa, canta il solista. È una vita veramente meravigliosa.
Jane sta vomitando in un angolo e le luci sono scure e rosse e per un attimo penso che sembra sangue. DJ è voltato da una parte. Sta osservando due ragazzini che si baciano nell'ombra oltre il palco e tira lunghe sorsate da un'altra corona. Deb è fuori sul retro a scopare con un tizio dell'USC, biondo, ossigenato e abbronzato e con un maglione bianco di Armani. Skip continua a dirmi che adesso dovremmo andarcene alla svelta. La musica si spegne con un click ed è fumo e risate e vetri infranti e il suono di Jane che vomita e poi il complesso dal vivo salta sul palco, il gruppo si chiama I Tre, ma sono in quattro. Il bassista ha la mano destra rotta e Skip dice: Il bassista ha la mano destra rotta ed estrae una sigaretta al garofano dal taschino della camicia. Il quartetto, chiamato I Tre, attacca una versione speed metal di I Am the Walrus dei Beatles e Deb mi si para davanti e mi bacia e dice a Skip che lei è pronta e Skip insiste che dobbiamo andare. DJ sta sollevando Jane per un braccio e Jane è ancora piegata in due e io sono incerto se chiederle se si sente bene e i miei occhi incontrano quelli di Skip e lui si muove verso l'uscita e così, in men che non si dica, ce la filiamo. Skip dice che Jimmy è una videocamera e io guido fino a casa di Jimmy. Ma qualcuno si ricorda che Jimmy è morto o è alle Bermude, così guido fino a casa di Toby. E ci viene ad aprire questo ragazzino nero con un paio di mutande bianche e un'erezione. Una di quelle lampade con la cera fusa in sospensione ribolle rossastra nel soggiorno alle sue spalle. Toby è occupato, dice il ragazzino nero, e ci chiude la porta in faccia. Prendo la Hollywood Freeway fino alla Western Avenue. Ma così non va bene, così scendo fino ad Alvarado, ma così non va bene. Allora guido fino in centro e prendo un'uscita qualsiasi, e vedo lo Sheraton Grande, vedo il Bonaventura e vedo l'Arco Tower. Penso che sia tempo di correre. Skip dice di fermare, ma così non va ancora bene. Giro all'angolo e qui finalmente va bene. Così fermo e Skip scaraventa Jane fuori dalla portiera e lei cade con la faccia sulla ghiaia e sembra sul punto di rimettersi a vomitare. Non dovevi farlo, dice qualcuno, ma non so chi. DJ si raddrizza sul sedile posteriore, toglie il braccio dalle spalle di Deb e si stringe nelle spalle, guarda in giù verso Jane. Skip comincia a ridere, sembra che stia soffocando e accende la radio. C'è il singolo dei New Order e intanto Jane si allontana dall'auto strisciando. Skip sta estraendo qualcosa da sotto la giacca e la sua portiera sbatte. Io controllo lo specchietto. Guardo per un istante il riflesso degli occhi di Deb e non dico più una parola. L'auto è ferma in mezzo alla strada, all'imbocco di un vicolo. E ora vedo che è il vicolo del mio sogno, un luogo nascosto, un luogo perfetto. E Jane sta strisciando via dall'auto e Skip cammina verso di lei, se la prende comoda e ha qualcosa in mano. Qualcosa di lungo e affilato che scintilla al chiarore dei fari. E l'ombra di Skip si muove sui muri di mattoni del vicolo. Io penso che ho già visto questa scena. Adesso Skip le è sopra e io vedo Jane che comincia a dire qualcosa. E Skip che scuote il capo come se stesse dicendo no. E poi si china su di lei e Jane rimane a guardare mentre lui la taglia una volta. Poi di nuovo. E lei rotola sulla schiena e lui le sventola il coltello vicino al viso. E lei non batte ciglio, non si muove. E adesso la porta posteriore sbatte, DJ e Deb sono scesi e avanziamo nel vicolo e adesso anch'io sto camminando verso il vicolo e quando arriviamo là Skip ci mostra il coltello, una grossa lama militare e Jane sanguina dalle braccia, dalle mani, un po' dal collo e DJ dice facciamo come nel film e Skip dice questo è il film. Poi guarda DJ e guarda Deb e guarda me e guarda Jane e le infila il coltello nello stomaco. E il suono è soffice e lei si muove appena non c'è molto sangue. Così lui le infila di nuovo il coltello nello stomaco. Poi nella spalla. E stavolta lei sussulta e la sua schiena si inarca. E il sangue sale gorgogliante, ma non è molto rosso. Non è affatto così rosso. Deb dice: Oh! E Skip getta a terra il coltello. E Jane rotola sullo stomaco. E io penso che stia cominciando a piangere. Solo un pochino. E intanto Skip si guarda intorno nel vicolo, ma là non c'è nulla. Jane
bidoni della spazzatura, cartacea e il guscio carbonizzato di una RX-7 e alla fine trova un mattone e glielo lancia contro di lei, si raggomitola come una bambina. DJ raccoglie il mattone, glielo lancia, Deb raccoglie il mattone, glielo lancia e poi è il mio turno e raccolgo il mattone, glielo lancio e la colpisco la testa. Per un po' la prendiamo a calci e poi lei comincia a strisciare, ancora non c'è molto sangue ed è del colore sbagliato. Quasi nero mi sembra, e non è molto luccicante, sembra che preferisca gocciolare, non schizzare o roba del genere. E lei è quasi alla fine del vicolo, la strada finisce, c'è un marciapiede, c'è un muro e c'è una luce che scende da qualche parte, lei striscia ancora un po'. Ormai ha la testa nel canale di scolo e Skip guarda DJ e gli dice: qui si fa sul serio. E poi tira i capelli DJ, nella sua testa si piega all'indietro e la bocca aperta e lui la trascina in avanti. E poi le preme il viso contro il cordolo del marciapiede e i denti superiori di Jane sono appoggiati al cemento, le labbra tirate indietro in un sorriso e sembra lo stesso sorriso nella foto Polaroid. Jane ha 8 anni. E la sua testa rimane sospesa là per i denti superiori e guardo Skip, e guardo DJ e guardo Deb. E Deb sta guardando in basso e sorride anche lei. E Skip sta dicendo sul serio e appoggia il suo stivaletto alla base della testa di Jane e preme una volta, 2 volte. E quel sorriso si allarga in un bacio a bocca spalancata sull'angolo di cemento. E poi Skip preme con tutto il peso del corpo verso il basso. E il suono è diverso da ogni altro suono che io abbia mai udito. Il suono è la radio. Sto ascoltando la radio e le canzoni si susseguono alle canzoni echeggiando nel vicolo. Sono seduto sul cordolo del marciapiede con Skip e DJ e Deb, e DJ sta fumando un'altra sigaretta e i mozziconi si stanno ammucchiando fra i suoi piedi e ce ne sono già 7 o 8 e siamo qui da un'ora e sta per fare giorno e abbiamo aspettato, ma adesso è ora di andare. Ok, Jane, dice Deb, e si alza in piedi e pungola Jane con un piede e dice: dobbiamo andare. Anche Skip è in piedi e anche DJ e Deb sta guardando il suo swatch e dice: alzati! E poi dice: adesso puoi alzarti. Continua a punzecchiare Jane con il piede e Jane non si muove. E Skip sta asciugando il coltello e guarda Jane. E DJ sta fumando una sigaretta e guarda Jane. E io sto solo guardando Jane. E poi penso di saperlo. No, adesso lo so. Sono sicuro di saperlo. Tornerà indietro, non è vero? Dice Deb. E intanto guarda Skip, e poi guarda DJ, e poi guarda me. Brett? Mi chiede, e incrocia le braccia, adesso non sta sorridendo. Tornerà indietro, no? Dice Deb. Voglio dire, torneremo indietro tutti, non è vero? Skip sta mettendo via il coltello, e DJ sta finendo la sua sigaretta, e io sono in piedi, e lei sta dicendo, non è vero? La gente ha paura di vivere per le strade di Los Angeles. E l'ultima cosa che dico mentre mi allontano da Skip e DJ e Deb e torno sull'auto. Non so perché continuo a ripeterla. È una cosa che ho iniziato e che ora non riesco a fermare. Nient'altro sembra avere importanza. Siedo dietro il volante e guardo le spazzole del tergicristallo correre avanti e indietro, e la città si appanna. Si sfoca sotto le sottili linee nere. Voglio dire che la gente ha paura. Voglio dire che la gente ha paura di qualcosa e non riesco a ricordare di che cosa, e forse non è nulla. Forse è un sogno e io sto correndo. Inseguo qualcosa e non ricordo che cosa. Non ricordo il sogno e le spazzole corrono avanti e indietro. La gente ha paura di qualcosa, nel mio sogno io sto correndo e la radio suona e io cerco di ascoltare, ma stanno trasmettendo la canzone che non conosco. Le spazzole corrono avanti e indietro, le portiere si aprono e si richiudono e poi l'auto si allontana. Questo racconto era un trip. Sì, è finito così. Credo che voi abbiate fatto la mia stessa faccia. Va bene, grazie per aver seguito fino a qui. Ditemi cosa ne pensate del racconto. Non so perché continuo a chiedervi di dirmi cosa pensate del racconto, se tanto uno o due commenti per ogni video ci sono sempre che commentano il racconto.
ma ne vorrei di più di pareri. Quindi continuerò a dirlo. Scusate, ho sonno, non sto ragionando. Ciao.